Una bellissima iniziativa questa prima edizione della mostra degli scooter d'epoca ed è un piacere, un grande onore avere con noi l'organizzatore di questa mostra, colui che detiene questo meraviglioso patrimonio, questi scooter esposti qui al centro commerciale Città Fiera, Vinicio Fabbro. Vinicio, raccontaci un po' la storia di questi scooter, tu tra l'altro li metti a posto, li collezioni, c'è un percorso. Allora, la passione nasce da tanto tempo fa, è cominciato nel 1976 rientrando dal Canada, perché il signor Fabbro ha fatto l'emigrante per 20 anni. Quindi la passione è nata perché mi piaceva fare questi lavori, perché io sono carrozziere e i scooter sono mano del carrozziere, quindi ho cominciato a raccoglierle in giro per il Friuli, ai mercatini dove ho potuto trovarle, le portavo a casa e un giorno mi sono detto: quando andrò in pensione metterò a posto questi scooter. Arrivato all'età di 67 anni ho incominciato a dire basta al lavoro per guadagnare soldi, mi sono dedicato ai scooter. Così, strada facendo, come vedete voi, uno alla volta me li sono messi a posto tutti. Non è solo da dire la passione, ma bisogna aggiungere anche il saper fare, che nessuno non lo dice. È vero. Ecco, io spero di continuare ancora a fare qualcos'altro, spero che i nostri spettatori siano contenti di aver visto questi bei scooter, che sono qualcuno introvabili e rimangono qua per loro. Prima mostra di scooter d'epoca del collezionista Vinicio Fabbro e non poteva non essere presente la regione che in queste iniziative così belle è sempre presente, e sono in compagnia del presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Una bella ed emozionante iniziativa. Sì, devo dire che venendo insomma alla Città Fiera, dove è stata allestita questa straordinaria mostra, avevo delle aspettative, ma devo dire che poi la realtà le ha superate, perché entrando qui abbiamo visto dei modelli straordinari di case storiche come l'MV Augusta, l'Averda, Guzzi, oltre che la Vespa, la Lambretta. È una passione, decine e decine di scooter che rappresentano una passione, quella di Vinicio Fabbro e del figlio Roberto, che si è protratta per tanti anni, ma anche, voglio dire, è un almanacco della capacità creativa dell'Italia, della grande design. Sono opere d'arte, alcune di queste sono realmente di una bellezza imbarazzante per quanto sono belle e per come sono state recuperate una a una, e quindi insomma uniamo questa grande passione anche con questa grande capacità degli italiani. Da una parte il friulano che tiene da conto, sistema, valorizza le cose, e dall'altra questa grande arte del saper fare d'Italia, che insomma ha consegnato alla storia degli attrezzi e degli oggetti veramente straordinari, come sono queste stupende moto o scooter che vediamo qui oggi a Città Fiera. Quindi veramente ecco, un insieme di promozione del territorio, della capacità del friulano, una sintesi della straordinaria comunità regionale che ho l'onore di rappresentare. Evento eccezionale qui al centro commerciale Città Fiera ed inauguriamo oggi la prima mostra di scooter d'epoca. Un'emozione anche perché è organizzata da un collezionista di scooter d'epoca, Vinicio Fabbro. E io sono in presenza del presidente di Città Fiera, Antonio Maria Bardelli, perché è una bellissima iniziativa, un'iniziativa emozionante, e volevo proprio sentire, testare proprio il polso di Città Fiera. Beh, come dicevo poc'anzi all'inaugurazione, noi siamo orgogliosi
da sempre, di ospitare non solo fornitori di merce e di servizi, ma anche di essere da stimolo a valori. E qui sono rappresentati due valori importanti: l'eccellenza dei brand italiani iconici, la Vespa, la Lambretta e tutte le altre, Moto Morini, Moto Guzzi, ce ne sono molte che, insomma, rappresentano veramente l'Italia nel mondo con delle opere eccezionali già 20, 30, 40, 50 anni fa. E poi un altro valore, che è la passione di questo vinicio che ha realizzato quest'opera meravigliosa. E quindi eccellenza dei brand e passione sono due valori che noi siamo orgogliosi di poter fornire ai clienti e ai visitatori di Citafiera. Grazie. Questa bellissima iniziativa non poteva non essere presente il comune di Martignacco, sempre tra l'altro presente in tutte le iniziative, sempre molto attivo. E ospite qui con noi c'è la vice sindaco Antonella Orzan. Ecco, una bella iniziativa questa, emozionante. Beh, assolutamente. Come ho poc'anzi detto, ma quando sono entrata qui c'è stato un tuffo nel passato e la voglia, la bellezza di vedere ricordato un tempo che purtroppo è dimenticato, ma che è stato glorioso sia dal punto di vista, diciamo, economico, sia dal punto di vista affettivo. Io ricordo che mio papà andava a trovare mia mamma nella mitica Lambretta, e quindi, insomma, un pezzo di storia l'ha fatta la mia famiglia, l'ha fatta insieme a questa mitica mezzo di locomozione che, ricordiamo, è stato anche molto importante per il cinema, cioè ha avuto sia un boom economico, ma ha avuto anche la bellezza di far conoscere l'Italia e entrare, insomma, nella leggenda con due grandi DVD Hollywood.